Coma profondo, e chissà quante altre vittime di calci e pugni restano nascoste senza cure tra questi palazzoni impenetrabili. Per avere un'idea, bisogna vederli dall'alto. Scampia, Secondigliano, Piscinola, Melito, 27 esecuzioni nel 2004 sono state eseguite qui. Comunque fa proprio paura oggi. Lei ha paura? Certamente, di tutto e di tutti. Tu dici di hanno paura, che paura ci sto? Fatico, ti fai fatto tu. Non abbiamo che fare con nessuno perché a tenere paura. Io faccio il fioraio, no? Al momento giusto mi posso trovare, posso essere sbagliato. Esatto. Al momento sbagliato. Io adesso sto qua fuori, può nascere una sparatoria, che ne so. Non è mica, se io so ci me ne vado, ma se non lo so, che fa? Rimango qui a lavorare. È successo, succede. Ma la camorra stavolta ha alzato il tiro, le regole sono saltate, gli omicidi non sono mirati e prevedibili come nel passato. A morire non sono i traditori o i parenti stretti, stavolta ci vanno di mezzo pedine, amici di amici, gente di passaggio. Ma per capire cosa sta succedendo a Napoli in questi giorni bisogna partire da questa zona. Questo è il Terzo Mondo, vicino al quartiere Secondigliano, e questa chiusa è la casa di Paolo Di Lauro, dove abitano la moglie e gli 11 figli. Ciruzzo, chiamato così in memoria del padre, morto di crepacuore al suo primo arresto. 51 anni, negli anni 80 cambia le regole del gioco. La camorra è fatta di gangster di quartiere, non una vera e propria mafia come quella siciliana, e invece lui no. Crea una sorta di cupola nella sua zona, una piramide con 4 livelli di potere, un giro di 400.000 euro a settimana. In casa sua entrano 400 milioni l'anno solo per la droga. Voi che cosa ne pensate di questo casino? Già più un po' per niente. Tu sai qualcosa? Ma tu sai chi è Ciruzzo milionario? Paolo Di Lauro, sai chi è? Si è fatto un'idea di quello che hai letto sui giornali di questa storia? Il mio lavoro. Poi ci sono i casinò nei paesi dell'est, immobili in Spagna e Monte Carlo. Ciruzzo non ha mai toccato personalmente un solo grammo di droga. I capi del suo clan gli pagano una tangente e poi fanno come vogliono. Ottobre 2002, antimafia, 27 arresti, un colpo mortale. Ciruzzo scappa, da allora è latitante. Arredamento di lusso, biblioteca, c'è chi dice che qui dentro Paolo Di Lauro non abbia mai dormito e chi dice invece che ci venga indisturbato quando vuole. Ma voi come vivete qua, bene? Io vivo bene. Tranquillo? Non lo conosco neppure. C'è la moglie con gli 11 figli qua. Quanti anni sono che abita qua? Io 30 anni. Fortini impenetrabili per le forze dell'ordine non esistono. È una lotta continua a sottrarre il territorio a questi gruppi che cercano di riappropriarsene subito dopo, ma non ci sono zone out per le forze dell'ordine. 2 anni fa tutto passa in mano al giovane Cosimo, detto Ozzoppo, che rompe l'equilibrio, prende tutti i soldi e riduce gli altri a semplici impiegati, stipendiati. I soldi calano, il rancore cresce. 2004, una fetta dei guadagni sparisce, il clan si spacca, gli scissionisti se ne vanno dal Terzo Mondo e dichiarano guerra. E questo invece è Melito, il quartiere dove si sarebbero rifugiati gli scissionisti di Lauro. Qui la gente dice naturalmente di non saperne assolutamente nulla. Scusi, lei sa qualcosa di questa lotta? Non interessa niente, signora. È vero che gli scissionisti si sono rifugiati qui? Non sappiamo niente, signora. Qua ci sono solo disoccupazione, molto disoccupazione. Appunto. Arrivano i rinforzi, lo schieramento di polizia e carabinieri è impressionante. 2 elicotteri sorvolano la zona, posti di blocco in ogni angolo. Come vi sentite però? Cioè, questo è il vostro quartiere, la vostra zona. Sembra di essere... Rovinato, che significa? Sembra rovinato. Che tu manevi? Cosa pensa lei quando vede tutta questa polizia, questi elicotteri? Che volete pensare più? Stiamo guaiati.
che sta venendo la fine per tutto. Il rinforzo di polizia la tranquillizza? Sì, molto. Questa signora fa la spesa solo dalla finestra, non esco più, ci dice, finché questa storia non finisce. Però quando è finito, quando è scelto. I bambini per la prima volta scompaiono dai vicoli e questo è un segnale forte. Solo abbiamo paura di camminare le strade, solo questo. Quindi che fate? Non ci camminate? No. Cioè dove andate? Fate dei cicli? Andiamo a pallone, nel nostro parco, e non usciamo. L'omicidio di un disabile e quello di Gelsomina, 22 anni, coinvolgono emotivamente la gente. La rabbia sale, come vuole che si diventi crescendo in questi palazzi, ci dicono. 10 in collegio, 10 in carcere, 10 in mesa via, 10 disoccupazione. Mi sono sposata a 35 anni e tengo 2 bambini. Non so come lasciare a campare. Entriamo nelle famose vele, un gruppetto di ragazzi spacciatori ci dicono all'arrivo della polizia passa da una vela all'altra e poi torna indietro a lavorare, guardi e ladri insomma, sono solo l'ultimo anello della catena. Nelle vele letteralmente non si vive, no? Tutti quelli che affacciano all'interno non vedono mai la luce, l'emergenza è la casa. Napoli certamente non è solo questo. Scampia sono le 3 splendide scuole che abbiamo inaugurato quest'anno. Scampia è la piazza della telematica, Scampia è la piazza della socialità. Sono le 300 nuove abitazioni a misura d'uomo con giardinetto che abbiamo fatto. Siamo in questura e improvvisamente arriva la notizia, un altro morto ammazzato a Scampia. Che è successo? Non a Scampia. Dove hanno ucciso? Uno a Scampia. Settimo morto, nessuno ha visto nulla. Ma un cane, se si è messo un cane, la gente si fa. Ma i risultati dei rinforzi iniziano a vedersi. Nella notte 7 arresti, un summit di boss, dalla finestra piovono armi. Un altro giorno, un altro morto. Insieme alla BBC arriva il venditore di frittelle. È l'abitudine. Il musicante suona sotto casa delle vittime. Oggi 2 arresti, uno forse il killer di Gelsomina, l'altro un boss scissionista. Io questi 60 anni non me li sento. Hanno degradato quartiere di Napoli. La nostra è inviata con una pattuglia di ronda tra le vele. Viaggio tra gli italiani e la religione. Le storie di chi ha ritrovato la fede dopo il dolore e le testimonianze di apparizioni e miracoli. Iate venne, andate via, gridano le donne di Secondigliano. Madri, sorelle, mogli, figlie di 52 uomini arrestati, loro in prima fila contro lo Stato. 2 giorni fa una donna arriva al commissariato. Lei conosce la signora che è stata arrestata? Ma qua è venuta? Oh, aveva la bambina in braccio, non lo so. Nel palazzo detto Vela Gialla, poco prima, durante un blitz, la polizia ha portato via uno scatolone pieno di roba, una bambina di pochi mesi, una donna. Era la moglie di mia figlia. Era moglie di suo figlio. Perché l'hanno presa? Non so niente. E chi è? Chi è? Sua nuora dice non c'entra. È da suo figlio che è stata trovata la roba. Perché portare via lei e la creatura? Trovassero lui che non c'era. Ma non c'è stata nata, una figlia che la sua. Basta, lascia la creatura. Amiche e parenti vengono per portare via la bambina. Noi saliamo a vedere cosa c'era nello scatolone.
una falsa paletta dei carabinieri per spacciarsi per forze dell'ordine. 17 kg di hashish ancora da lavorare, così diventa quando viene lavorato, viene poi ridotto in queste dosi, ecco, che vengono vendute. Un chilo di marijuana che poi viene spillato nelle bustine e questa diventa una dose, e poi circa un chilo di cocaina di due diversi tipi che viene tagliata, pesata su questi bilancini e diventa una dose così che viene venduta circa 13 euro. Tre pistole con caricatore e 30 proiettili. C'era l'ira di Dio, droga, armi, chili di cocaina, marijuana. Ma io che copro dentro? Ma è roba di suo figlio. Esce la nipotina, il figlio verrà arrestato e nottata. Quando la polizia arriva alle vele, le donne urlano. Carmela, Antonella, un poliziotto, ha fatto di queste urla la suoneria del suo telefonino. Antonella! Antonella, si ne fa presta, di uenia, le palle! Vengono fatti uscire dei ragazzi, forse dei tossici, per tenere impegnata la polizia. E una marea di donne e altri ragazzi, quelli che non hanno nulla da nascondere, che vengono incontro a noi. Voi sapete che sono state sequestrate 4 bombe carta qua dentro? No. Nella notte c'è stato un incendio. Sei mappicciano stanotte? Sono appicciato i contatori. Cioè, che hanno fatto? Hanno appicciato i contatori. Hanno dato fuori i contatori? E ci siamo appicciati tutti quanti, solo che si sapeva. E quando vi siete accorti? Questa stanotte. Abbiamo dato fuori. Ehi, vai! Mamma mia! Ecco, voi come vi siete accorti che hanno dato fuoco ai contatori? Al fumo che arrivava sopra. Lei a che piano abita? Al primo, proprio sopra qua. Ma chi è stato secondo voi? Non lo sappiamo. Mi può portare a vedere casa sua? Entriamo in una casa delle vele. Qui si pagano 8 euro al mese di affitto e qualcuno non paga neanche quelli. Ma quando è successo il fuoco? Noi stavamo dormendo. Hanno lasciato i nipoti che abitano sopra. Ma le case non sono tutte come questa. Ce ne sono anche di molto ricche. Sono quelle della gente di malaffare, ma noi lì non entreremo mai. No, la casa è grande. C'ho un ragazzo nel letto che è stato operato. Ecco, signora, adesso quanti anni hanno i suoi figli? Uno ha 22, uno 19 e uno di 6. I bambini possono giocare. Quindi dove li ha fatti giocare? Io, bambino, sono andata sempre agli sport. E tengo figli miei, perciò se gioca in Germania. Ma perché qualcuno ha incendiato i contatori proprio la scorsa notte? Forse perché poco prima la polizia aveva sequestrato in questo appartamento armi, bombe e soldi. Senza luce qui dentro nessuno si muove dal letto e un'altra eventuale operazione di polizia è difficile e ancora più rischiosa. Comunque noi abitiamo qua a quarto piano e non sappiamo se l'hanno trovato, se non l'hanno trovato, non sappiamo proprio niente, perché poi ci chiudiamo la rinda e non è che stiamo fuori prima che succeda. Hanno mai cercato di coinvolgerti in qualcosa? Coinvolgerti no, cioè se una cosa fai, la fai perché ti piace a te, coinvolgerti no. Come è iniziato? Rubando. A quanti anni? C'avevo 12 anni. E che cosa rubavi? Macchine, un po' di tutto. Perché? Abiti firmati. Volevi l'abito di marca? Sì, vizi, ci stavano tanti vizi. Quanti anni hai iniziato con la droga? 13 anni. Che droga assumevi? Cocaina. La vita delle famiglie dei quartieri per noi è inaccessibile, ma Francesco Patierno, regista nato e cresciuto a Napoli, è riuscito a far recitare ai ragazzi le storie della porta accanto, consentendoci di spiare dal buco della serratura le vite degli amici e a volte degli stessi attori. Ecco, tu hai detto anch'io bazzicavo male, che significa? Che anch'io facevo parte di quelli che adesso chiamano criminali, che traprendevo ogni... gli amici, piccoli furti,
disturbavamo un pochettino il quartiere dalle persone, queste cose qua. Non ho lasciato, oh! Abbiamo fatto toccare un po', vera? Oh, sempre il cazzo che fai a casa, mamma lo guarda, quando si può. La cosa brutta era quello di andare a cercare delle armi, mm-hmm. che era il gioco preferito dai ragazzi. Luca fa il ladro da una vita. Volevano minimo, ci volevano 1,5 milioni, 2 milioni al giorno. Di lire? Sì, lire. E che cosa sei arrivato a rubare? Fortino appartamenti. Mm-hmm. Legami con ambienti di camorra, ce ne hai mai avuto? Sì. Durante una recita scolastica Francesco ha incontrato un insegnante di teatro. Lui è arrivato e ha detto, ma tu che fai? Cioè, a me non fa niente, ti faccio fare io qualcosa. Mi ha fatto fare una particina, ho iniziato insomma a girare per il cinema, da lì cinema e teatro e poi mi sono diplomato in arte drammatica. Vivi da solo? No, moglie e 3 figli, 3, 4 che abbiamo vivi. Che cosa vuoi per lui? Io cerco di mettere anche in meglio alla mandica, poi lui prende la strada, è uno che ci può fare. Quanto guadagni al mese rubando mediamente? 10-12. 10-12 cosa? Milioni. Di lire? Sì, lire. E quanti ne usi per la droga mediamente al mese? 6-7. Quindi la famiglia vive con 3 milioni al mese? 3-4 milioni al mese. T'hanno mai arrestato? Mai.